siano gli amici da Oddo all'onorevole Lucerello che voglio dire vuole dare un contributo. I lavori sono aperti sostanzialmente, quindi darei la parola al dottore Dario Cantabellotta e poi sentiremo il dirigente generale, la dottoressa Barretta. Grazie dell'invito all'organizzazione. Diciamo la possibilità stamattina di riflettere su tanti temi. Io considero il mio primo giorno di scuola, perché il primo giorno di scuola e quindi è sicuramente l'occasione anche il confronto con i deputati nazionali e regionali, perché ci troviamo ad affrontare diversi temi, dal gasolio al limo a tutto il resto. La crisi dell'agricoltura, la crisi della politica agricola va affrontata su tutti i tavoli nazionali e regionali, avendo chiaro che ci sono le emergenze, avendo chiaro quello che si profila per lo scenario agricolo. Cominciamo dalla revisione della PAC, parlando della revisione della PAC, che sarà la prossima PAC. Un principio che non è mai passato e di cui tutti ci dobbiamo fare carico è che l'80% delle risorse agricole vanno solo al 20% di persone. Ce la vediamo sempre con la regina Elisabetta o con il figlio Carlo, che assieme mettono insieme quasi 2 milioni di euro di contributi, ma in realtà questo è un principio del tetto individuale di 300.000 euro di contributi che non passò 7 anni fa e che ora di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole o si porta a Bruxelles o ancora una volta continueremo a fare questi ragionamenti per il prossimo periodo. Seconda questione, l'IMU. L'IMU nasce dalla consapevolezza, ancora una volta, che la terra vista dalla luna è una palla, e così è l'agricoltura. Poi appena ci si avvicina si vedono le differenze. Oggi il caso dell'IMU testimonia ancora una volta che gli agricoltori vengono visti nella sua totale uguaglianza, non distinguendo più chi è agricoltore, chi è investitore, chi ha altre categorie, perché altrimenti l'opzione e la differenza tra chi ha un bene, perché è un bene di investimento, e chi ha invece un bene, perché è un magazzino di ricovero, perché è in qualsiasi bene strumentale all'attività agricola, si sarebbe fatto. Credo che tutto affondi le radici diversi anni fa, quando dietro la parola agricoltura e agroalimentare si sono cominciate a fare tutte le confusioni del caso, compreso l'equiparazione dell'SPA agricole all'attività di impresa agricola a titolo principale, all'impresa professionale. È chiaro che se non si discerne tra le varie categorie non si potrà mai chiedere un regime di esenzione solo esclusivamente per chi è agricoltore vero, per differenziarlo da chi il bene lo utilizza come investitore. E andando ancora avanti con questo equivoco, sicuramente non avremo fatto il lavoro dell'agricoltore vero. Terza questione, industria alimentare e quarto capitalismo. Da anni ci lamentiamo dello strapotere delle grandi distribuzioni, si fa metallo, si fa tutto il resto. Abbiamo visto ieri che il ministro Carrani finalmente ha provato a toccare sul patto concreto, che sono i tempi di pagamento, 30-60 giorni, credo che sto raccolto quella che era un po' la normativa applicata sempre in Francia, in cui è stato fissato un principio ben preciso che non si possono cambiare le regole in corso, vedi le asse al ribasso, il mondo dell'agricoltura, soprattutto quello dell'ortofrutta, conosce questi meccanismi in maniera molto bene e sa come alla fine tutto si traduce in una perdita del reddito per l'agricoltura. Quindi, al fianco del ministro Catania per non far sconvolgere questa normativa, perché veramente ridisegna un nuovo rapporto tra agricoltura e un nuovo rapporto con la grande distribuzione organizzata. Terza questione, la burocrazia. Tutti ce la mettiamo alla burocrazia, compresi quelli che siamo definiti per legge burocrazia. Io invito tutti i colleghi, tutti i dirigenti, tutti i funzionari, visto in questi anni l'istituto di del vino come un procedimento che era quello della certificazione del vino, costretto a durare 6 mesi con 3 iter diversi, con camere di commercio, uffici, istituto di del vino, cioè dopo ognuno ti sapeva, cioè,
l'abbiamo trasformato in procedura, grazie a un accordo con la società agricoltura, dottor Sabarese, in una procedura che dura 20 giorni, costa di meno e dare tempi di risposta immediati. Questo è quello che ho lasciato, mi auguro che chi venga dopo continui su questa strada, perché dalle cose più elementari, dall'avere un decreto, dall'avere un vino certificato, è chiaro che se non diamo dei tempi certi, sicuramente non faremo mai il bene del sistema agricolo. Risorse agricole alimentari, ho trovato una norma approvata all'Assemblea l'ultimo 25 novembre, me ne ero occupato solo per l'avviamento all'Istituto delle competenze dell'ONU, che ritenevamo tutti fosse un'importante strategia. Per tanti anni si era seguita una logica che a volte all'Istituto Vitevino c'era quello dell'olio dell'olivo, un giorno forse saremmo arrivati anche quello dell'ape e del miele, pensando che ogni filiera debba vivere separata dalle altre. Invece vedo quanta consapevolezza si sia raggiunta sul fatto che il valore si genera assieme, che il territorio non si può scorporare tra di loro, che non si può pensare oggi al vino, domani all'olio, dopodomani al miele, ma bisogna presentare in maniera organica un piano di sviluppo, un piano di lavoro per tutte cose messe bene insieme. Ho trovato una norma positiva sul pane, sul frutto credo dell'accordo di tante forze, perché vedete, per tanti anni abbiamo pensato che il grano, l'unico obiettivo del nostro grano fosse quello di andare ad alimentare la barilla, poi scoprendo nel tempo che anche al nord si coltivava il grano, perché nel frattempo erano state rese possibili le varietà coltivabili al nord, a un certo punto abbiamo perso quella che era una delle identità più forti, la panificazione con il grano duro. Da sempre attività economica nel nostro Mediterraneo, da sempre forte nella nostra Sicilia, eppure noi non l'avevamo più presa in considerazione per la valorizzazione. All'articolo 8 sulla conoscenza dei prodotti alimentari a chilometro zero e a tutte le altre norme che credo abbiano un obiettivo fondamentale, quello di distinguere le cose vere dalle cose false e di introdurre il concetto di prodotto residente in Sicilia. Vedete, è un elemento centrale, perché è chiaro che tutti possiamo valorizzare i prodotti, tutti ne possiamo fare un mano. Se però non si introduce il concetto del prodotto presente in Sicilia, va a finire che avremo finito col deformare le politiche di valorizzazione, di certificazione e di commercializzazione della nostra regione. Perché l'idea che dobbiamo avere un carabiniere per ogni prodotto agricolo credo che sia un poco molto molto difficile se non nasce un processo interno di valorizzazione della conoscenza agroalimentare, di sapere quello che è la regione che si prende la briga di dire queste sono le cose vere, queste sono le cose false, o meglio, chiami raccolti quelli veri e automaticamente quelli falsi si resteranno fuori. È un bel percorso che si è fatto in questi anni con l'Istituto Vitevino, di cercare di distinguere il vino vero. È chiaro che poi a chi reprime viene più facile, se non li trova tra le cose vere, andare a trovare quelle false. Il percorso che abbiamo cominciato sugli oli, l'olio, quante aziende hanno fatto investimenti in questi anni? Quanto sudore messo negli investimenti per fare gli oliveti, per fare le opere di trasformazione? Adottando quel principio, perché prima vi ricordate tutte, le olive si raccoglievano e poi si stava 30 giorni prima di morirle, ora 24 ore, tutte hanno uscito l'olio. E quel prodotto di grande eccellenza, di grande qualità, poi dopo ce lo ragioniamo? Ce lo ragioniamo o dentro silos o ce lo ragioniamo ancora peggio in uno scaffale a oscuro della grande distribuzione, messo sotto il sale, messo sotto quasi fosse delle commodity, o ancora cosa più grave, con accanto a bottiglie di carapelle e di quanti altri oggi dietro quell'enorme fraudolente, perché chi va a leggere il nuovo regolamento sugli oli a livello comunitario non è fraudolento l'olio, è fraudolenta la norma che ha della serie consentito miscelazioni, tutto il resto, adducendo poi quei parametri difficili da nominare, alchille esteri, è una parola difficile, è l'indice di vecchiaia dell'olio. È chiaro che gli agricoltori, le organizzazioni conoscono bene, dicono che gli alchille esteri devono essere bassi e vanno controllati, perché l'olio, quello che senza bisogno di fare il gioco di Oxford o Cambridge noi definiamo fetuso, gli alchille esteri ce l'hanno molto elevati, e quindi andando a lavorare su queste cose che cominceremo a distinguere le cose vere dalle cose false, che poi ci vuole pure la cabina di regia, come dicono l'onorevole Rana,
che sicuramente tra tutti quelli che controllano metta un raccordo forte, sicuramente non va altro che migliorare il quadro. E come il lavoro che sicuramente ci aspetta assieme con l'articolo 8 per la conoscenza dei prodotti agroalimentari, perché è chiaro che se non le trasmettiamo alle nuove generazioni, se non le facciamo entrare dentro ospedali, dentro mense, dentro tutti quei soggetti, dentro i comuni, soggetti decisori pubblici, che invece di comprare la roba di fuori utilizzano quello al chilometro zero dentro. Prima si diceva ci sono le norme comunitarie, quelle negative le dobbiamo subire tutti, quantomeno utilizziamo le norme comunitarie che possono essere positive per portare il prodotto alla conoscenza. Di sicuro grande interesse, di concerto con tutti gli uffici e con le organizzazioni, potrà essere quello sugli accordi di filiera. L'abbiamo sempre detto, anzi l'aveva scritto l'Unione Europea tempo fa, che gli investimenti in agricoltura, qualora interessano all'agroindustria, devono trasferire adeguato valore economico al produttore di base. Si possono studiare tutti i meccanismi. Io ho visto un rapporto interessante il studio fatto da l'Unaprol di Chieti, con diretto con l'agricoltura. In cui per la prima volta si mette per iscritto qual è il costo reale di un chilo, che ci vogliono 3,50 euro buttate a terra, poi ci vuole la bottiglia, ci vuole la... e quindi loro sono scaffali, non guardare meno di 6 euro. Quindi cominciamo a dire in maniera chiara che tutto ciò che è sotto 6 euro non va acquistato. È chiaro che le battaglie devono essere culturali e vanno impostate per bene, perché non ci può essere un carabiniere ogni mattina dentro lo scaffale al supermercato ad andare a vedere quell'oro se costa 2 euro o 2 euro e 50. Ma quando vendiamo le vendite sotto costo, o quando con, credo l'Assemblea regionale dovrà affrontare più presto la nuova norma sul commercio, vietate queste benedette vendite sotto costo e manifesti pubblicitari con l'oro a 2 euro e 50, con le arance a 30 centesimi, diffondono un'idea che il prodotto sotto costo abbia quel valore. E quindi alla fine la gente quasi quasi entra in ordine che l'oro valga 2 euro e 50. Vediamo benissimo che tutti questi elementi messi assieme possono valorizzare il nostro made in Sicilia. Porto in maniera positiva quella che è stata l'esperienza fatta con Vino Siciliano. Vino Siciliano, la cui azione da quando ha abbandonato il meccanismo del sussidio comunitario e si è aperto al mercato, è cresciuto, è deduplicato 10 volte. Lo dobbiamo riconoscere quando andiamo dietro, abbiamo scuso. Fatturavamo 100 milioni di euro e oggi il fatturato si avvicina quasi a 1 miliardo di euro, e questo fatturato attraverso gli accordi di filiera può sicuramente andare a remunerare gli agricoltori di base in un raccordo di patto di filiera e di accordo, perché alla fine se la regione porta avanti delle iniziative, se cerca di far utilizzare questo prodotto in tutto il mondo, se viene apprezzato ovunque, veramente in ogni parte del continente, se assieme al vino possono salire su questo carro tutti gli altri prodotti agroalimentari italiani, non lasciamocela perdere l'occasione, distinguendo le cose vere dalle cose false, perché credo che le risorse non ne mancano. Io ho visto vari bandi fatti sul PSR, ci sono quelle sull'economia rurale. Agensud ha dato 10 milioni di euro, di cui una buona fetta alle produzioni della denominazione di origine siciliana. Ma perché non si fa una squadra reale su tutto questo in maniera tale da coinvolgere quella decina di milioni, forse dei siciliani, in tutto il mondo? Perché molti produttori di vino mi dicono che sono entrati in Canada non con monopolio, ma grazie al cugino che avevano lì, quindi è un'ulteriore risorsa da valorizzare. Credo che un insieme di elementi, unito anche una forza, dobbiamo mettere, chiedo qua, un aiuto alle organizzazioni di categoria, nel sempre accordi euro-mediterranei, euro-internazionali, le forze politiche. Signore, noi dobbiamo riconoscere che la globalizzazione non può essere imposta dall'alto. Tornando dall'India, dove i vini italiani vengono cercati, perché nei 2000 ristoranti e alberghi a 5 stelle è un fatto di grande importanza avere la spada per benessere, avere il prodotto italiano, dobbiamo però riconoscere che trattasi di economia. Oggi BRIC, tutti si mettono la bocca e crescono, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Guardate uno per uno. Statuto dei lavoratori, legge 300,
qua esiste dal 1970, là forse esisterà nel 2050. Sicurezza sul lavoro, non pervenuto. Rispetto delle norme ambientali, neanche prese in considerazione. Sicurezza alimentare, giustamente dice il ministro Agnelli, ma lei che mi viene a raccontare dei residui, dei prodotti alimentari, quando non abbiamo un problema di quanto di metodo c'è nella patata, carne della patata, cioè, quindi non possiamo confrontare un nostro problema culturale, le nostre batterie fatte automaticamente e poi farci invadere da questi prodotti. Siccome le forze politiche possono giocare la loro parte, questa vigilanza sugli accordi euro-mediterranei va portata avanti perché è strategica, come l'IMU, come il gasolio e come tutto il resto, e credo che la buona volontà non manca, come non deve mancare la buona volontà assieme al pane, al vino, a tutto il resto, lasciamo fuori dalla luce, perché sono veramente forse che sempre hanno contraddistinto in negativo le nostre azioni di promozione, perché a New York un giorno è per dirmi, il problema è che voi italiani, quando parlate di internazionalizzazione, pensate che l'internazionalizzazione sia aprire una pizzeria a New York, questo siete stati bravi. Poi appena vi dico di fare un ragionamento con i porti, appena vi dico di fare un ragionamento di carattere logistico commerciale, l'ha difettato. Anche lì credo che una forte azione a costruire tutto questo possa essere realizzata.